Prego. Grazie Presidente. Il Presidente del Consiglio ha dichiarato di voler presentare la candidatura della città di Roma come sede dei Giochi Olimpici del 2024. La nuova candidatura di Roma come sede dei Giochi Olimpici è stata bloccata in precedenza dal governo Monti, visto che il premier tecnico aveva ritenuto di bloccare questo impegno a causa delle ingenti risorse economiche che sarebbero state necessarie, anche per non gravare sui contribuenti, mentre si approntavano misure restrittive in termini di tasse, di lavoro e di pensioni, situazione che non è cambiata, anzi è peggiorata. E in tema di eventi sportivi internazionali è ancora forte il brutto ricordo dell'organizzazione a Roma dei mondiali di nuoto del 2009, dove, nonostante un impegno finanziario ingente da parte dello Stato, non si sono visti risultati e non sono rimaste eredità di tipo impiantistico. E considerata anche quello che ci dice il commissario nominato dal governo nel 2010, la situazione debitoria del Comune di Roma, che ammonta a 22,4 miliardi di euro. Grazie. Il Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie, Graziano Del Rio, ha facoltà di rispondere. Prego, Ministro. Grazie Presidente, grazie Onorevole. Allora, la candidatura, il successo di Tokyo per ospitare i giochi del 2020 ha ovviamente rimesso in moto l'interesse di città europee, tra cui anche l'Italia, città italiane, per ospitare la candidatura del 2024. In risposta all'interrogazione si rileva che la richiesta per l'organizzazione dei giochi olimpici è disciplinata dalle norme del Comitato Internazionale Olimpico del CIO e in particolare dalla Carta Olimpica, che al riguardo al punto 1 del testo di applicazione della regola 34 stabilisce che per essere ammissibile ogni richiesta di una città per l'organizzazione dei Giochi Olimpici deve essere approvata dal Comitato Nazionale Olimpico del proprio paese, nel qual caso la città è considerata come città richiedente. Al momento non è stata formalizzata alcuna richiesta di candidatura, né, vorrei correggere questa affermazione, il Presidente del Consiglio ha mai detto che Roma è candidata. Il Presidente del Consiglio ha espresso l'interesse a fare in modo che l'Italia possa combattere questa battaglia. Riteniamo che questa battaglia possa essere un'occasione di sviluppo per il nostro Paese, un'occasione di prestigio per il nostro Paese, come è stato in alcune organizzazioni di successo delle Olimpiadi. Mi pare che voi oggi diate un tributo a Barcellona, che è stato un esempio di organizzazione di successo, ha modificato la vita di quella città e di quel paese. Quindi, in linea generale, si può parlare dell'avvio di un percorso di riflessione generico e del fatto che il nostro paese si candida a essere uno dei paesi che vuole ospitare appunto le Olimpiadi. Per quanto riguarda la situazione del Comune di Roma, si può rilevare dai dati che sono arrivati in nostro possesso dal commissario per l'indebitamento pregresso Varazzani che il debito da 22,4 miliardi del 2010, 26 luglio 2010, è attualmente al 31/8/2013 calato a 15 miliardi e 58 milioni, di cui il disavanzo al netto dei crediti degli interessi su oneri finanziari è di 7 miliardi e 689 milioni. Grazie. A facoltà di replicare il deputato Paolo Grimoldi. Prego. Vede, signor Ministro, noi non è che siamo pregiudizialmente contro la candidatura di Roma alle Olimpiadi, ma oggi, proprio oggi, 260 città del nostro paese, da Arezzo a Trieste, da Monza a Imperia, da Cremona a Genova, da Lecco a Lucca, da Rovigo a Biella, da Ascoli a Milano, hanno alzato l'aliquota IRPEF al massimo possibile per cercare di far fronte ai tagli del governo. Roma invece, nonostante un debito record planetario, che invece di 23 sia 15, però la sostanza poco cambia, record planetario di debito per una singola città, riceve dallo Stato centrale ogni anno 300 milioni di euro, a differenza di tutte le altre città del paese. Roma è l'unico caso nel nostro paese, e non solo, che ha la deroga sul patto di stabilità rispetto anche a città come Milano, che hanno appuntamenti di livello internazionale come l'Expo 2015. Le ricordo tra l'altro che Roma non è assolutamente dotata di alcuna infrastruttura, le manca dal termovalorizzatore, la stazione Termini è un caos a cielo aperto, due linee metropolitane poco funzionanti, e la situazione per quanto riguarda le Olimpiadi, le ricordo il caso della Grecia, dove dopo le Olimpiadi
di Atene del 2004 e i relativi immensi costi, è iniziata la profonda e drammatica crisi finanziaria della Grecia che oggi tutti conosciamo. L'ultimo caso, invece positivo, è quello delle Olimpiadi che risalgono al 1992 di Barcellona, realtà assolutamente virtuosa, che da quelle Olimpiadi, sotto il vessillo catalano, iniziò a richiedere con forza l'indipendenza. Indipendenza che proprio oggi, 11 settembre 2013, con una manifestazione di portata storica, i catalani stanno tornando a chiedere. Onorevoli, e chiudo, dovete riporre e chiudo la bandiera. Ricordando che alle Olimpiadi del 92 persino re Juan Carlos fu costretto a parlare non in spagnolo ma bensì in catalano, e presto o tardi anche voi qui nei palazzi romani sarete costretti a parlare la lingua delle genti del nord, che è la lingua della meritocrazia, la lingua della libertà, la lingua sconosciuta in questi palazzi di Roma della cultura del lavoro. Grazie.